anche ancora un giurato, ma intanto grazie di essere venuti. È stata un'edizione bellissima, incredibile. E io mi limito a far parlare i protagonisti. Mievia ovviamente l'aver rappresentata è stata onoratissima di avere tutti voi con noi, perché proprio abbiamo costruito un po' tutti insieme questo festival. Quindi lascio la parola a Paolo Manasca del Comune di Ancona, che ha organizzato con noi l'iniziativa, che davvero solo da quando Paolo ha accettato di organizzare questo festival ha fatto un salto in lungo, in largo, e a partire da quel luogo magnifico che è la Mole Vanvitelliana, un pentagono sul mare costruito sul progetto di uno dei più grandi artisti del neoclassicismo, Luigi Vanvitelli, che aveva la fortuna di avere qua. Abbiamo anche un grandissimo regista, Ruggero Deodato, che ci ha ricordato come cinema, musica e direi anche architettura, ha parlato durante l'incontro anche della scenografia, del lavoro fondamentale di costruzione della scena. Ecco, abbiamo veramente imparato tantissimo quest'anno, e quindi lascio la parola a Paolo che ci ha aiutato. Sì, uso il microfono, come uso il microfono. Sì, buongiorno a tutti. Ma che dire, sono felicissimo del fatto che questa edizione sia stata ancora una volta sorprendente, quindi in qualche modo si continua a crescere. Ho già detto ieri sera che Controico è un festival che ha più anni di questa dell'attuale amministrazione, e quindi in qualche modo lo abbiamo ereditato con una potenzialità straordinaria. Crediamo che il compito fondamentale, però un po' scomodo e quindi non sempre tutti si prendono la briga di farlo, il compito fondamentale di un'amministrazione sia quello di accompagnare alcune attività virtuose e di compiere delle scelte, cioè di dire ok, questa cosa si fa e si fa con più forza e magari altre cose non si fanno. Questa non è una cosa che un'amministrazione locale, non è un consiglio che l'amministrazione locale si segue sempre, perché insomma fa perdere voti, fa perdere consenso, quindi si cerca in qualche modo di dare qualcosina a tutti. Noi faccio questo discorso anche perché noi siamo a fine legislatura, la prossima si vota, quindi da quando ci siamo insediati a quest'anno, insomma questo è l'ultimo Controico ufficialmente sostenuto da questa amministrazione. Noi invece abbiamo fatto il discorso inverso, abbiamo riconosciuto un valore assoluto ad alcune realtà del territorio, ad alcuni festival importanti che avevano già una qualità altissima, ma come succede spesso in questo paese, che in qualche modo galleggiavano e cercavano di rimanere a galla perché non era semplice, bisognava sempre dipendere dal contenuto dell'ultimo momento, diciamo. Ci sono problemi contingenti difficili da superare anche se si tratta di risorse economiche non particolarmente ingenti. Insomma, abbiamo individuato alcuni festival e alcune attività di altissimo livello che non solo dovevano essere sostenute, ma dovevano e devono ancora, perché ancora il lavoro è a metà, non sto dicendo che è stato compiuto, ma devono essere messe nelle condizioni di compiere il salto che si meritano, e quindi di diventare delle macchine che funzionano sempre meglio. Non solo quest'anno è andata bene perché abbiamo avuto la fortuna dall'ultimo momento di, ma in qualche modo innescare dei processi cui i risultati poi si vedono nel corso del tempo. Lo abbiamo fatto appena ci siamo insediati, decidendo per la coorganizzazione insieme all'associazione Mieviem. Abbiamo cercato anche, devo dire, di supplire l'assenza di altri enti, in particolare la regione che c'era e non c'era rispetto a questa ad altre attività che evidentemente considerava meno importanti,
quindi è una grande soddisfazione, lo dico sinceramente da amministratore, il fatto di vedere che in questi anni il festival è cresciuto. Naturalmente non è cresciuto per merito dell'amministrazione, anzi avremmo comunque dovuto fare di più per la qualità messa in campo da questo festival, questo è fuori di dubbio. Tuttavia è importante che ci si sia concentrati su questo e su alcune altre possibilità che permettono ad Ancona in qualche modo di avere un profilo alto a livello nazionale. Noi, come sapete, noi stiamo cercando e abbiamo cercato fino adesso di fare proprio questo, cioè da un lato come amministrazione dar vita a iniziative che in qualche modo rendono ancora visibili a livello nazionale, che è una cosa che manca a questa città da tanto tempo, che insomma sono tante iniziative che conoscete, non sono qui a fare l'elenco. Dall'altro, una volta acquisita questa visibilità, è possibile sostenere le azioni di maggiore qualità come Portodorico. Portodorico è effettivamente, lo dico non perché siamo qui, effettivamente forse quella che spicca di più rispetto alle altre realtà in città comunque di altissima qualità di festival. E quindi dall'altro poi avere la forza forti della visibilità ottenuta, avere la forza di far aumentare sempre di più l'intensità di un'iniziativa come quella di Portodorico. Questo è possibile perché c'è un sacco di gente che ci lavora da tanti anni, si sono sviluppate anche oltre che avere una delle o due direzioni artistiche, una direzione artistica condivisa, diciamo, di altissima qualità, si sono anche sviluppate delle professionalità nel corso del tempo, dalla nascita di Portodorico a oggi. Ci sono delle persone che magari hanno iniziato appassionate e adesso sanno fare delle cose che riguardano il mondo del cinema, il mondo dell'organizzazione del festival, il mondo dell'organizzazione degli eventi, eccetera. Quindi si è creato anche del lavoro in una città come Ancona attraverso un festival dedicato alla cinematografia e in particolare al cortometraggio. Quindi questa è un'altra cosa che ci fa estremamente piacere. Credo che questa sia la strada da seguire. Credo che il festival sia sulla strada giusta, cioè la ricerca della crescita costante, del progresso costante, della struttura sempre più solida, di un lavoro sempre più sul territorio, non solo napoletano ma regionale, come è stato fatto quest'anno, purtroppo in risposta a un evento drammatico come quello del terremoto, ma è stato fatto un lavoro di esportazione di un festival di grande qualità dalla città in cui nasce al territorio a cui la città appartiene. Questo è un altro, ha un'altra azione estremamente importante che manca un po' a noi anconetani, che tendiamo a stare un po' chiusi dentro le nostre mura che non ci sono più. E quindi faccio i complimenti a tutti quelli che hanno lavorato, ringrazio i giurati, ringrazio gli ospiti, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, come ho detto ieri sera, tutti quelli che hanno mandato i cortometraggi, perché già facendo questa scelta in qualche modo hanno riconosciuto il fatto che il Portodorico è un festival accreditato, che quindi è importante partecipare a questo festival. Significa che tutti gli organizzatori hanno lavorato bene e noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, che è quella di accompagnare le situazioni virtuose e in qualche modo cercare di farle crescere, di far sì che si muovano sempre di più con le proprie gambe. Ho parlato anche troppo, quindi non so a chi devo lasciare la parola. A Roberto. Oddio, no, personalmente io ci tengo a ringraziare tutti quelli, cioè tutti gli autori che sono stati presenti, tutti gli artisti che sono intervenuti durante questa edizione, perché poi alla fine ciò che fa un'edizione, ciò che fa un festival sono poi le opere, gli artisti, gli autori che portano i loro lavori e le opere che uno è riuscito, cioè che può presentare in quanto esistono. Se queste opere ci sono, se le opere sono così poi capaci di comunicare ad un pubblico, è perché gli autori sono stati in grado di prendersi un rischio e di poi crearle, e a quel punto noi siamo stati appunto veicoli di questa, un veicolo per portarlo ad un pubblico. Quest'anno il pubblico è stato anche più potente del solito, perché pensare di aver avuto così tanti ragazzi, ho detto ieri sera, lo ripeto oggi, così tanti ragazzi che per più di un mese hanno seguito un percorso di formazione, più che altro un percorso di incontri, più formazione non amo molto come termine, cioè un percorso di incontri, di conoscenza, di scambio di idee, di
cinema per arrivare poi alla visione dei 5 lungometraggi in questo caso, o dei cortometraggi. Credo che le decisioni che i ragazzi hanno preso sono molto intelligenti, sono molto acute, è stato molto bello vederli felici, vederli eccitati della cosa, aver preso parte così attivamente alle visioni, e addirittura quando mancavano gli autori presenti erano quasi così dispiaciuti, nervositi, perché loro volevano poter conoscere e parlare del film che avevano visto. E questa è forse la cosa che mi piace di più quest'anno, aver visto un enorme numero di ragazzi, erano più di 80, quindi è quello che questo credo sia un passo importante di Corto Dorico, perché sta così costruendo un nuovo pubblico, un gruppo di persone che fondamentalmente poi scelgono le loro strade, però nel frattempo credo che sia stato possibile piantare così un germe di inaspettato, di piacere, di godimento nelle loro menti, qualcosa che li ha spiazzati, che li ha conquistati, credo sia la cosa più importante. Quindi ovviamente sono felice anche che hanno consegnato i vincitori, appunto, questi mi piace citarli, perché poi i ragazzi hanno consegnato il premio Santillugo, che è il premio nuovo di quest'anno, quello che è sempre quello che è stato il lungometraggio presente fuori concorso, quest'anno è diventato un concorso, il premio Ucca Giovani Santillugo consegnato al Vangelo secondo Mattei, che insomma è la prima volta che Corto Dorico crea questa sezione, e si unisce poi invece al concorso del premio Santillugo, scusate, del cortometraggio, quest'anno intitolato Nazareno Re, quindi anche questo premio in fondo ha trovato in qualche modo un suo ulteriore valore, un suo legame con una figura fondamentale che in questi anni è stata fondamentale per la cultura, non solo anconetana ovviamente. Per me ecco, questo è la cosa principale, cioè sono molto felice, poi dopo sarei contento se poi gli autori che sono qua presenti avessero voglia di dire qualcosa rispetto poi insomma qual è stata la loro esperienza a Corto Dorico. Ieri sera è stata meravigliosa, lo diceva prima i giurati, lo parlavamo insieme, è stata una serata splendida, una valanga di gente, ci vorrebbe, che ne so, una sala, ci vorrebbe una sala che ne so, da 1000 posti, l'amore tutto sommato è già abbastanza grossa, bellissimo. E poi sai, non esiste vento se la gente non resta fuori a un certo punto, dopo diventa c'è qualche posto vuoto, se invece la vita è bella. Il prossimo salteranno le raccomandazioni, i bagarini, già si è messo in una... Ma il bagarino era partito già dal sabato della semifinale in cui la gente comprava i biglietti per la finale. Grazie ancora. Passo a Daniele Cipri, che è il vero ispiratore anche di quello che secondo me ha legato tutto il festival, che è il tema dell'immaginario, che è il tema soprattutto lui è un portatore di sguardo, e senza uno sguardo, senza un punto di vista, un festival non serve a nulla. Oh, grazie. Non sono contentissimo del risultato del festival, e vedo proprio sul fatto che ci sono le sale piene, ragazzi e nuove generazioni che vogliono intraprendere anche e hanno qualcosa da dire, no? Ieri sera proprio parlando con tutta la gente che di solito sono o parenti di o figli di o qualcuno che è venuto a vedere un amico, ma invece c'erano persone che venivano a vedere i corti perché avevano la curiosità, come diceva Roberto, di conoscere gli autori, di vedere. Ecco, io una cosa che farei, poi questa è una considerazione che faceva Roberto, di fare più incontri con gli autori, nel senso di con le scuole, fare parlare come si può raccontare con questi mezzi che ormai sono veramente alla portata nostra, c'è la possibilità della libertà, come vediamo, e la qualità alle scuole, perché è un modo. Comunque, perché poi voglio passare la parola ai due giurati, i due ospiti che sono due miti del cinema, perché anche loro sono portatori di un festival, cioè parleranno nel bene, credo, spero, sono osservatori di una realtà.
realtà, che questa gente viene a vedere il film breve e che si confronta con un cineasta che è riuscito anche a fare un film piccolo, che si porti anche la gente a vedere i film in un certo modo, perché è proprio il mio tema, che comunque abbiamo condiviso con Roberto, era un tema sull'immaginare, proprio perché il discorso che mi lega e mi tormenta da tempo è che nessuno di noi ormai è abituato, cioè pure io, abituato a non vedere più le cose e a pensarle, a immaginarle. Siamo pieni di roba, di immondizia proprio, una cosa, intanto bisognerebbe spegnere la TV, che quella è la cosa fondamentale, magari collegarsi a qualche canale che manda dei film, se uno non interessa al cinema. Toglierei il calcio, ma mi odierebbero tutti, però sicuramente è un intrattenimento che ormai serve a poco, era il più grande spettacolo del mondo ad essere finito. Però sicuramente mi uccideranno appena esco da qua comunque. E sicuramente è una riflessione un festival del genere, perché vedendo tutta questa gente, la voglia di entrare a fare parte anche, perché no, di una macchina che è infernale, quella di fare il cinema, di fare il regista, di fare dietro la fotografia, di fare lo scenografo e cose varie, potrebbe essere una lente di ingrandimento a quello che sta succedendo. La gente si è annoiata di vedere le stesse cose, la gente è curiosa di vedere storie, le abbiamo viste di bellissime. Io sono un portatore dei piccoli cortometraggi, vanno nelle scuole, ne parlo anche del nostro festival continuamente, è sempre qualcosa dove uno può discutere di quello che sta succedendo oggi. Ecco, io sono tormentato, non so voi, però io sto soffrendo come un pazzo, perché ho amato e amo tuttora questo mestiere e devo avere sempre più passione. Allora la passione, un festival come Corto Dorico me lo porta, perché mi confronto con le persone, parlo di cinema, si parla di cinema, è un modo per condividere un amore, una passione. Che poi, se uno vuole fare l'autore, come abbiamo visto ieri sera con il film del papà di Aciambra, che è praticamente un ragazzo che vive con le persone per poterle raccontare. C'è una grande sincerità nel voler raccontare delle storie, quindi perché non farlo? Invece di utilizzare anche questi mezzi, come tutti voi e tutti noi sappiamo, per fare sciocchezze. Allora è un mezzo importante, dobbiamo ritenerlo importante anche per quello che facciamo noi, che è Corto Dorico. Poi ringrazio, come dicevo poco fa, l'ho detto apposta, Ruggero Diodato, che è della stessa generazione di grandi registi come Lucio Pulci, era un altro desiderio di invitarlo. No, però il cinema che abbiamo amato, comunque si è riportato Ruggero Diodato e Giuseppe Lancio, che è un grandissimo direttore della fotografia, tra l'altro insegna al Centro Sperimentale, quindi è anche lui un osservatore, una nuova generazione. Tra l'altro, adesso possiamo svelarlo, c'era anche un corto fatto proprio con i ragazzi del Centro Sperimentale. Quindi lascerei la parola a loro, anche per un'impressione del festival, a Lucio Pucci. Allora, prima di tutto io in genere non vado più ai festival dove ci stanno la giuria per i voti, perché era terribile, e quindi sono venuto perché amo le Marche e l'Umbria, per cui sono venuto per questo motivo e sono rimasto strabiliato, perché prima di tutto ho visto un pubblico numerosissimo, meglio una sala piccola piena che una grande semivuota. D'accordissimo. Questa è la regola. E sono rimasto incantato perché la qualità di questi corti di una PC9 è eccezionale. Era difficile veramente dare responso per uno solo, doveva fare primo, secondo, terzo, quarto, fino a nono, perché veramente l'unica pecca di Ancona mi ha fatto pensare a Napoli Portici, la prima ferrovia fatta dai Borboni. Allora ho pensato, io Roma Ancona la conosco da quando ero piccolo, perché c'è la casa a Spoleto, e sempre prendiamo la Roma Ancona, qui
quindi è una cosa proprio lontana nel tempo. Ho detto, perché non hanno avuto mai un politico influente qua nelle Marche? Com'è possibile? Non ancora. È come Napoli Portici per me, perché sicuramente i papi che pascolavano da queste parti, te pare che non hanno pensato di fare. E allora questo mi meraviglia. Ieri mio fratello è partito da Ancona per arrivare a Roma, cioè, ha deragliato merci davanti a lui, sono stati 2 ore e mezzo fermi, per cui forse è l'unica picca. Il festival è eccezionale, la gente è eccezionale, e sono rimasto poi rapito dal pubblico. Perché generalmente a vedere un festival, la premiazione di un festival, col pubblico pagante, ma se ci vengono 40 persone è pure troppo, ma io parlo di festival di tutto il mondo, salvo 2 o 3 che insomma sono così. Ieri era strapieno, gente sdraiata per terra, cioè è come i concerti dove aspettavano un giorno prima per vedere. E sono rimasto veramente stupito e devo dire che forse la qualità dei colpi che avevo già visto che ha attirato questa gente è qualcosa in più. La città certamente offre bene perché tutte le sale erano straordinarie, quindi sono felicissimo di essere qui e passo la parola al grande direttore della Foresta. Intanto voglio ringraziarvi per avermi invitato a partecipare a questa festa, perché un festival è una festa. E anche a me ha colpito tantissimo la qualità dei cortometraggi che abbiamo visto e l'affluenza straordinaria delle persone, quindi l'amore del cinema c'è, cerchiamo di non perderlo. E mi riallaccio a quello che diceva Daniele sull'apertura con le scuole. E voglio ricordare che tanti anni fa, quando mia figlia andava alle elementari, la maestra molto progredita, in una terza elementare faceva venire i genitori per parlare del proprio lavoro. Allora, sai, giornalista, avvocato, non so, l'artigiano, no? Poteva parlare del lavoro che facevano, dietro il cinema. Allora ho portato il cinema in classe, praticamente la mia truppa, è venuto a capo manchinista, a capo elettricista, l'assistente operatore, l'aiuto. Abbiamo votato una BL3 con il Cessida 300, perché la grandezza è impressione ai bambini, quindi quando hanno visto lo Cessida 300 sono rimasti folgorati. E c'è stato un entusiasmo, questi bambini hanno recitato, hanno parlato davanti alla macchina, c'era anche un fonico. E poi l'ho portato a Cinecittà, ho visto quel girato sonorizzato. Beh, c'è stato un entusiasmo fantastico. No? E noi poi abbiamo girato anche il secondo giorno due Panasonic, insomma, proprio allora piccolissime. E questo l'ho montato, abbiamo fatto un film di 50 minuti. Questi bambini che parlano, sono dei filosofi, parlavano delle cose del loro futuro, insomma. Sono delle cose fantastiche, no? Che ci insegnano loro come. Quindi questa apertura sembra che il centro sperimentale dove insegno sta aprendo una scuola di quartiere a Cinecittà e quindi si prospetta una collaborazione con la scuola elementare per adesso, poi forse anche per le medie. Quindi vediamo come poi questa cosa. Però questa è una cosa veramente da coltivare. Il cinema nelle scuole. Grazie ancora. Grazie. Queste parole mi permettono di ricordare che la nostra associazione ha fatto sì che il Corto Dorico non finisse oggi, ma oggi è solo una tappa, perché la cofondatrice dell'organizzazione, l'avvocato professore universitario Natalia Paci, oltre a fare la mamma e la lavoratrice, impiega anche le ore notturne, non so da dove le prenda, per creare un
scuola per bambini, la scuola delle arti per bambini. E dal 27 al 30 dicembre Corto Dorico per la prima volta organizzerà un laboratorio di cinema per bambini, Missione 007. E verranno degli amici da Milano e metteremo i bambini all'interno del set, e quindi questo che ha detto il maestro ci permette di salutare anche Natalia, che oggi ha il bimbo malato a casa, e anche tutti gli aiuti, macchinisti, elettricisti, perché in realtà Corto Dorico è fatto da 70 persone che soprattutto si sporcano le mani. Noi adesso siamo qui, ma siamo in rappresentanza di tutti loro. A questo punto penso che sia anche il caso di dare la parola, no, ai registi, agli autori, ecco. Quindi ci vediamo e vediamo. Scusate, io dico solo un secondo perché dopo io devo andare via un po' prima, quindi ne approfitto visto che sono uscite due questioni che dopo magari ci sarebbero state le domande. Per quel che riguarda la sala e le dimensioni della sala, ne parliamo, nel senso che come ancora tutto quello che ha a disposizione per controllare lo mette, perché è un co-organizzatore, quindi se la scelta del festival è quella di una sala più grande, si va in una sala più grande, non la capiamo ancora nel teatro. Se la scelta è quella di condividere, di fare in contemporanea, di utilizzare in contemporanea più sale, come abbiamo fatto ad esempio per il Festival Pingo, con proiezioni in diverse sale perché non stavano tutte nell'auditorium, ma si segue quella sala lì. Insomma, lo risolviamo, e come fossero questi i problemi, naturalmente siamo ben felici di risolvere questo problema. Per quel che riguarda la Roma ancora, è un disastro, per fortuna. I papi ci avevano già pensato, Papa Clemente in realtà aveva iniziato una via che si chiamava la via Clementina, che era proprio il collegamento tra il porto di Ancona, che era il porto d'Oriente, e la città di Roma. E su quella strada, su quella via noi con altri comuni stiamo cercando di fare un progetto. Poi devo dire che negli ultimi anni c'è effettivamente un ministro che si chiama Del Rio che ha capito che quello è il problema principale del paese in generale, e che su queste linee di collegamento, che sono drammaticamente indietro rispetto al resto del continente, bisogna investire molto. Quindi confidiamo più che sui parlamentari locali, probabilmente sulla lungimiranza del ministro che ha detto questa cosa. Ricorda che il ministro Rumor si è fatto fare l'autostrada sotto casa. Sì, ma non ci sono più da questa risoluzione. Non ha saccato l'aeroporto. Non parliamo di Mancino. Avevo un cinema di 2000 posti. Ah, diamo spazio. Carlo Dursi. Saliti in cattedra, siete ormai in cattedrale. Rostella Inglese. E Rosario Capozzoli. Prego. Però io a questo punto io chiamerei anche Francesco Liotard, che era in rappresentanza ovviamente uno del gruppo, diciamo, che ha prodotto e realizzato il film vincitore del premio Salto in Lungo. Rimangiamo secondo Mattei, così abbiamo tutto. Poi, e a questo punto io amo nato, prego, io passo a voi direttamente. E anche per Pinchelle fa peraltro. Prego. Allora lui è intanto che prima che inizia volevo ringraziare il Palace che ci ha ospitato. E farei un applauso perché hanno anche seguito il consiglio e la tenuta del successo, hanno fatto molte cose per il consiglio. E poi un altro partner importantissimo del festival che è qui presente, se non sbaglio è l'unico stamattina che si è svegliato presto, il CGS ACEC, perché tutto il progetto delle scuole, della formazione, non poteva iniziare senza il loro aiuto, ed è iniziato con il loro aiuto.
Vabbè, il maestro mi ha detto di imparare a parlare, quindi io, dato che siamo in pre-campagna elettorale, approfitto. Tanto, la proiezione che era ieri, in che formato era? Diciamo, con qual è il nostro proiettore qui a Porto Dorico? Plurale maiestatico. Danilo lo sa. Dov'è Danilo? 16-9. No, voglio dire, abbiamo un proiettore TCP, o ne chiediamo uno anche all'amministrazione, sì, perché sì, magari sì. Per una, diciamo, per dato che facciamo formazione, diciamo, dato che stiamo, e poi vorrei dire, comunque la manovra di bilancio 2019 l'avete già fatto, potete fare già, quindi i soldi per l'anno prossimo li possiamo dare, o... 2018 voglio dire, sì, sì, sono... eh sì, dato che sto, io oramai mi sento qua la famiglia Porto Dorico, quindi... Sul discorso internazionalizzazione vi dico che oggi su El País verrà fuori un articolo su Porto Dorico per un'occasione della vittoria di Tabil. Quindi complimenti a tutti i ragazzi insomma, che hanno fatto questa per Porto Dorico. Per quanto mi riguarda io sono ancora un po' in shock, credo che la miglior masterclass della mia vita l'ho dovuta stanotte, grazie al maestro che ci ha illustrato fino a tarda notte, e poi non sono riuscito neanche a dormire perché sono tornato in stanza e continuo a pensare a tanti fatti che volevo fare, a tante cose che ci hai raccontato, grazie stanotte Ruggero. Spero veramente di tornare, non riesco bene ancora a capire come è andata la cosa perché la qualità dei corti è incredibile, ho visto delle cose molto ispiratrici. E vi ringrazio infinitamente e vi assicuro che porterò da Bari a Madrid il pugnetto di Porto Dorico, quindi io sono Porto Dorico. Qualche altra canzone la devo fare, no? Meno male che ho usato il maschile. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vi posso dire, vabbè, per Peggy, intanto grazie a tutti, è stato bellissimo, grazie ai presidenti del festival, ai direttori artistici, alla commissione della giuria, davvero onorato, insomma, davvero grazie della vostra presenza. E soprattutto, però, la cosa che più mi ha colpito è stata la risposta del pubblico. Nel mio caso c'è stato il premio del pubblico, oltre a quello delle mura, e poi anche il premio della critica. E sono tre riconoscimenti che mi hanno davvero riempito di gioia, perché vuol dire che il corto è arrivato, insomma, è il suo messaggio, e questa è la cosa più bella, insomma. Perché alla fine credo che poi siamo qua a fare queste cose, perché si possono poi far vedere in delle sale, speriamo bene, e cima deve rimanere un momento in cui ci si ferma un secondo e si ragiona su alcune cose, no? Questa deve essere l'opportunità, secondo me, del fare poi un'opera che sia di pochi minuti o di 90 minuti, ecco, l'opportunità di potersi fermare un momento in un mondo come oggi, insomma, di grande frenesia, e poter riflettere su alcune cose, insomma, che riguardano la nostra vita, la nostra esistenza, no? Anche nel quotidiano. Quindi questa cosa, perlomeno per me, rimane il motore principale, insomma. E quando poi vedi che, come ieri, c'è una risposta così grande in termini di presenza, di pubblico, allora vuol dire che ha senso quello che stai facendo, insomma. Per cui grazie davvero, infinito. Sì, buonasera a tutti, io sono Francesco Liotard, sono qui per il Vangelo secondo Mattei, in qualità di co-produttore e distributore. Sono veramente felicissimo di quello che è successo per un sacco di motivi. Io arrivo da 25 anni comunque di cinema tecnico, per cui sono sempre stato legato alla macchina da presa, al suono, perché sono un suono fonico, e anche al grande cinema. Ho avuto la fortuna di iniziare e continuare con Olmi, da mestiere delle armi a oggi, quindi un percorso cinematografico che porta la possibilità di lavorare su dei metodi in grandi film, e con un percorso che è apparentemente normale, poi il film esce in sala. Trovarsi dopo tutti questi anni di tecnica a fare il distributore, perché da un paio d'anni mi sono messo in questa impresa assurda che è cercare di fare in modo che i film vengano visti, che non è così facile,
e trovarsi poi qui vincitori di, con un prodotto che a mio avviso, e non perché faccio parte, ha una qualità effettivamente, però sapendo già che difficilmente riuscirà a trovare spazio nelle sale, perché ci sono delle dinamiche che adesso non sto qua ad annoiarvi, però chi è nel settore sa esattamente che entrare in una sala cinematografica non è facile. Quindi, che dire, io credo che questa qui sia intanto un riconoscimento bellissimo, ottenuto da un'organizzazione, da quello che avete messo in piedi, che è veramente un festival bellissimo, partecipato, la gente, i ragazzi che sono veramente molto calorosa, e credo che, e spero che sia un di buon auspicio appunto per il futuro di questo film e anche e soprattutto del Salto in Lungo che avete iniziato da quest'anno a sostenere, che è veramente un importante sostegno, perché ripeto, un cortometraggio in qualche modo è più facile fruirlo dopo, cioè che abbia un suo iter. Ecco. I film purtroppo finiscono spesso non visti, chiusi e non distribuiti. Quindi veramente vi ringrazio tantissimo e torniamo a casa veramente soddisfatti, contentissimi di questo riconoscimento. Grazie. Rossella per Denise, io sono molto felice di aver partecipato alla serata ieri perché ho visto dei corti che mi sono piaciuti tantissimo. Prima di tutto c'era moltissima varietà di temi, di linguaggio, di stili, e poi mi ha fatto tantissimo piacere vedere affrontare delle tematiche come ad esempio il corto di David in maniera non pietosa, perché c'erano delle tematiche anche molto complesse, complicate, dove a volte si cade in cliché, in bonismi, e invece mi ha fatto molto piacere che siano state affrontate in maniera molto delicata. E poi niente, sono contentissima di aver ricevuto il premio dell'associazione, poi mi hanno detto un po' come guardano, diciamo, come tutta la fase di selezione, di come guardano in tantissimi i corti, di come li guardano a casa, poi li proiettano insieme, quindi per me è un premio veramente bello e sono veramente felice, grazie. Sono Fabrizio, uno degli attori di Bill Kerland, e sono penso l'unico attore, perché sono tutti o produttori o registi, e perché effettivamente non è un'occasione che possono avere spesso gli attori, quella di portare corti nei festival. Io ho avuto questa grande occasione di partecipare a un festival meraviglioso, quindi ringrazio Aldo, regista, per avermelo proposto, anche perché è un'occasione meravigliosa per viaggiare in tanti posti in una sala sola. Io credo che sia stato fantastico per tutti i ragazzi, per tutti gli anconetani che hanno partecipato, viaggiare non solo come il cinema sa farti fare, cioè in un paese in cui è ambientato il film, ma in tanti paesi. Siamo stati a Gubbio, siamo stati a Aleppo, siamo stati a Roma, siamo stati a Sarajevo, e quindi per me che non frequento spesso concorsi di cortometraggi, perché ahimè sono un semplice attore, è stato meraviglioso, quindi vi ringrazio, grazie a tutti voi. Grazie a tutti, sentiamo le domande dei giornalisti. Capalonizzi di Urlo, pensieri di resistenza. Come mi sembra di aver capito, poi è stato detto più volte che anche nel settore del cinema si verifica questo effetto strozzatura di imbuto che viviamo in tante altre forme di arte, che è stato segnalato, quello della distribuzione. Allora, io ma Roberto, ne parlavo anche con lui adesso, se c'è qualche idea su come a questo punto le istituzioni, chiedo anche a lui, possono pubbliche incentivare, per convincere, siccome è lasciata libero mercato, non c'è un libero mercato, allora, teoricamente, no, allora le istituzioni che possono fare? Il problema è il cartello di cose degli agenti, cioè il problema è complessissimo, perché non sono i distributori solo, sono gli agenti che hanno il monopolio. Per esempio in Veneto tu se non entri a Partenos, adesso, non, cioè, io sono uno fra nomi e cognomi,
Quindi se non vai da Ferlito a Roma, se non vai alla classe a Napoli, se non vai alla Partenos in Veneto, cioè tu non uscirai mai in sala. Cioè, non è tanto che se sei Warner o cosa. Cioè, è un mondo proprio di monopolio, sì. No, di monopolio dato a delle persone che oppongono. E finché non viene comunque. Ma sì, si può fare, basta che per esempio non puoi essere più rimandatario. Oppure spostare, non puoi avere più di tot film per le prime, cioè rimettere in piedi il mercato. Delle leggi anche. Ma assolutamente delle leggi, cioè, assolutamente delle leggi assurde dove praticamente se tu vuoi uscire a Roma o vai in circuito cinema e qualche culo per partire, se non uscirai mai, se non una serata di qua, una serata di là, perché, per carità, però la distribuzione beh, non esiste, non c'è. E soprattutto adesso dove la vera potenza diciamo ce l'hanno gli agenti, perché tu se non vai da Stella a Napoli non esci da nessuna parte in Campania e in altre regioni, Puglia e Basilicata, cioè finché non si riesce a destituire questa situazione e costruire un mercato dato dal fatto della qualità dei film e non semplicemente perché esci in tot copie, riempi tutto. Per esempio, quando siamo passati dalla pellicola, uno dei grandi passaggi è stato in effetti la digitalizzazione, perché il costo, diciamo, copia, è passato da 1000 euro a copia pellicola, diciamo, al costo di un DCP, che volendo uno se lo fa in casa anche a zero. Però nessuno ha pensato che le sale sono rimaste uguali e che tu non puoi uscire con 2000 copie o 1500 copie, perché i cinema sono quelli. Allora tu dovresti poter uscire al massimo con 400 copie, 500 copie, anche il bruciare tutto in una settimana, perché se il film non è bello devi bruciare subito, di modo che la gente va a vedere, poi il passaparola non c'è, almeno incassato. Cioè un film va visto prima, cioè con dei tempi, deve girare, cioè perché deve concludersi tutto dopo una settimana? Può stare fuori anche 2-3 mesi un film, può essere riproposto. Cioè è molto complesso, credo che siamo adesso in un momento anche di molta confusione, anche queste nuove leggi del cinema dove c'è l'autodistribuzione. L'autodistribuzione dà il 40%, poi cosa fa? Quello che dice va bene, io mi autodistribuisco, poi vado da lui che fa l'ufficio, fa non so, pubblicità, perché cosa costa, e gli do tutti i soldi a lui che intanto lui va dall'agenda distributore e dice mi fai da service. Cioè allora. Rientriamo, però io ci risparmio il 40%, però sto dando lo stesso i soldi al server. Allora, siamo molto bravi a trovare sempre le cose, finché non c'è dell'onestà anche intellettuale su quello che viene distribuito e soprattutto insomma così. Però adesso non vorrei annoiare per perdere un po' di radio. Grazie. Se non ci sono altre domande ci dobbiamo anche ricordare perché parlo i treni a proposito di treni.